Dopo aver analizzato da vicino il rovescio ad una mano, questa settimana ATP World Tour Uncover punterà i riflettori su uno di quei colpi che, se usato correttamente, può rivelarsi una delle armi più letali di un campo da tennis, la volée. Siamo molto fortunati su ATP World Tour Uncover a poter contare sull'aiuto di un ex numero 6 del mondo e vincitore di ben 10 prove del circuito ATP. Per prima cosa Elliot Telcher andrà a sconfessare alcuni dei luoghi comuni che accompagnano l'esecuzione di una volée. La cosa più importante, secondo me, è capire che non si tratta di colpire e fermarsi al contatto. Se chiedete ad un istruttore di box o karate, loro vi diranno che qualsiasi colpo va portato fino in fondo. Ed è così anche con la volée. Non bisogna colpire e fermarsi, si perde tutta la potenza. Bisogna invece preparare il colpo molto prima che arrivi la pallina, altrimenti si rischia di non raccogliere sufficiente energia. L'esecuzione è semplice, ma lascia che ti mostri qualche colpo, così capisci di cosa sto parlando. Ok, Justin's gonna hit some forehand volleys here. Ok Justin, mettiamo che tu debba colpire una volée con il dritto. Per caricare il colpo occorre che tu metta le mani qui davanti. Poi, quando lo hai finito di portare, vedi come la racchetta resta aperta verso il cielo. Questo ti permette di incrociare il colpo, portarlo meglio senza perdere il ritmo e il movimento. Guarda invece che cosa accade fermandoti al contatto con la palla. Perde tutta la sua velocità, lo vedi? Finisce qui, ma devi chiudere il colpo. You've got to finish your shots. If you look at somebody like Roddick, se osservate Radek Stepanek, Marty Fish, che sono tra i migliori giocatori a rete, vi accorgerete che chiudono tutti le loro volée. Non vorrebbero mai rischiare di subire un passante. Stop. Go all the way past the ball. Perfetto, Justin. Quindi non bisogna semplicemente colpire la pallina, ma anche accompagnarla per avere una corretta volée. Elliot, grazie per aver evidenziato questo mio errore.